Aesthetic Franco, Antonio Francesco Franco, è diventato un caso nazionale. Tino, come abbiamo già detto, lo diventerà sempre di più. Certo. Bocca mia, taci, perché zitto, non possiamo dire cosa non sta spoilerare. Per accadere, non spoilerò niente. Però, come potete ormai aver visto, tanta gente, tante donne, ma anche uomini, denunciano di essere stati danneggiati temporaneamente o, a loro dire, rispetto agli esperti a cui si sono rivolti, anche in maniera permanente. Pasquale Bacco, c'è un elemento fondamentale che è quello della certificazione del danno. Come questi pazienti possono e devono fare? Bisogna prendere tutta la documentazione sanitaria che riguarda sia la condizione prima del soggetto, gli interventi effettuati e quello anche che eventualmente è stato effettuato successivamente e sottoporla all'attenzione di un medico legale che andrà a valutare e quantificare un danno. Ci sono delle tabelle nazionali, chiaramente c'è anche un po' di personalizzazione, per cui non è una cosa assolutamente difficile, anzi fa parte, diciamo, della routine. Però, dottore, molte donne denunciano o di non aver mai avuto una cartella clinica o presuppongono di aver visto dei ritocchini sulla cartella clinica. È qualcosa che si può evincere da un'analisi fatta ovviamente da uno specialista? Ma assolutamente sì, oggi sappiamo benissimo, tra l'altro ci sono delle regole ben precise per andare a scrivere, per capirci, la cartella sanitaria, che sono realizzate apposta per evitare che ci siano delle falsificazioni. Ma guardando la paziente e guardando la cartella, vi assicuro che è evidentissimo quando la cartella è stata ritoccata. A proposito di cartelle, come fa una paziente ignorante, nel senso, nell'accezione vera del termine, che ignora l'argomento, a comprendere a prima vista e quindi ad allarmarsi rispetto al fatto che non abbia avuto una cartella clinica decente? Ma la prima cosa è che la cartella clinica deve essere assolutamente leggibile. Quindi, e la cartella clinica non può essere modificata successivamente perché è reato. Quindi anche una penna, un colore diverso, una scrittura diversa, viene visto tranquillamente, è una cosa evidentissima. E poi soprattutto, ecco perché c'è bisogno del medico legale, deve corrispondere quello che si vede sulla paziente da quello che poi è scritto sulla cartella. Nella cartella ci devono essere scritti anche i farmaci utilizzati, quanta la posologia, piuttosto che l'intervallo di tempo in cui sono stati utilizzati, perché la scelta di quello e non di quell'altro farmaco, cioè sono delle indicazioni che devono essere riportate, per dirgliene una. Le regole sono ferree su questo, da questo punto di vista, e c'è la sospensione, se non addirittura la radiazione, perché è una falsificazione a tutti gli effetti. La cartella clinica deve riportare tutto fedelmente, niente escluso. E quindi, Tino, ti dico la verità, anche per quelle due o tre cartelle cliniche che abbiamo visto, boh, un dubbio me lo pongo. Ma perché siamo con lei? Perché ci avete fatto una proposta che non abbiamo potuto fare a meno di accettare, proprio per andare incontro a queste donne violate nella propria intimità, perché spesso questo provoca anche dei danni di natura psicologica oltre che, certo, fisica. Assolutamente sì, noi ci siamo posti alla vostra attenzione perché siamo disposti a seguire questo caso, riconosciute solamente le spese, che tu sai benissimo è una cifra oggettivamente irrisoria. Vi realizziamo noi sia la visita che la perizia medico-legale per la richiesta, ovunque ce ne sia, chiaramente ce ne siano i casi, non della richiesta di risarcimento, che ricordo è un diritto del paziente, assolutamente un diritto. Quindi non vergognatevi, anzi in questo caso dovete reagire proprio rivendicando un vostro diritto. Io concludo per capire se non ho inteso in maniera difforme: 100 euro più IVA. Esatto, e sono, questo sì, per sono... le donne che sono state, dicono di essere state operate, dimostrano di essere state operate da Antonio Francesco Franco, e quindi per avere la visita e la perizia medico-legale. Esatto, ed è un rimborso spese, quindi no, noi non stiamo non prendendo, sappiamo, no, perché non molte potremmo ci hanno fare. Anche detto quanto costa una fare visita. No, perché altrimenti andremo a violare quelli che sono i canoni, quindi lo facciamo, diciamo, a scopo diciamo umanitario, tra virgolette, essendo riconosciute solamente le spese. Assolutamente sì, hai detto bene. Io non voglio metterla in difficoltà, no. So che lei ha seguito tutta la storia, ha visto anche certe immagini, si è fatto una sua idea, senza intervenire sul caso specifico, perché sarebbe veramente superficiale farlo adesso, lei è un grande professionista. Possiamo dire quanto è importante avere una specializzazione, una formazione di un certo tipo, così come ci ha detto per esempio il professor Giudice, quando si fanno anche degli interventi di chirurgia estetica o plastica, perché anche di quello si può morire?
Certamente, guardi che la cosa più facile oggi purtroppo è proprio morire, quindi noi dobbiamo sempre stare attenti. Le persone devono essere specializzate in quello che fanno, devono avere un'ottima esperienza, una buonissima manualità, anche perché oggi la medicina è fatta anche di tantissima tecnologia, quindi assolutamente sì, rivolgiamoci sempre a persone che hanno tutte le qualifiche per far questo, altrimenti poi si verificano dei danni. E dunque diffidate anche di quelli che hanno guidato, come dice il professor Giudice, 1000 volte sul circuito di Monza e quindi alla 1001esima volta magari qualcosa la sanno pur fare. Per ora e solo per ora è quasi tutto. Dimenticavo, aspettatino, 348-896-6969, redazione Quinto Potere, @gmail.com, oppure qui sotto nei commenti, fatevi avanti, noi vi metteremo in contatto con il dottor Bacco. Dimmi Tino. No, dicevo, come si potrebbe citare, diffidate delle imitazioni. Dovrebbe essere così. Andate dallo specialista, questa è la verità.